Buonasera. Buonasera, mi chiamo Paolo Nori e sono il curatore di questa rassegna. Dico due parole per introdurre questa serata, che è la sesta serata di questa parte invernale, diciamo così, della rassegna Autore in Prestito, che è una rassegna che va avanti da 10 anni e che è una rassegna nella quale chiediamo a delle persone che ci piacciono, che ci sembra che abbiano delle cose da raccontare, di raccontarci i libri o i film o le opere d'arte o gli spettacoli teatrali della propria vita, quelli che li hanno convinti a fare il mestiere che fanno. Invitiamo, cioè, degli editori o degli scrittori appunto, dei registi o degli attori o dei musicisti. E l'autrice di stasera Marta Barone, è la sesta di questa rassegna, è la 186esima in totale in questi 10 anni. Quando abbiamo cominciato, io non ero ancora il responsabile degli inviti, e quindi hanno invitato la Arci Reggio Emilia, mi ha invitato me, e quell'anno lì, il primo anno che è stato fatto Autore in Prestito, eravamo in tre e siamo arrivati da 3 a 30. Tutti gli anni aumentano le biblioteche che aderiscono questa rassegna, che è una specie appunto di raccolta di autobiografie per titoli, cioè raccontiamo, proviamo a raccontare, ascoltiamo, ecco, l'incanto che questi autori hanno provato al primo incontro con gli autori della loro vita. E quest'anno la rassegna si intitola, tutti gli anni ha una specie di sottotitolo, quest'anno è Allegria, Allegria, e viene da due frasi di Sciascia, una in cui Sciascia racconta di un suo corregionale che, come le persone intelligenti, dice Sciascia, sa trarre dalla disperazione una sottile allegria. E questa è un po' la condizione in cui ci troviamo noi, una condizione non disperata, forse, ma insomma, mi viene da dire grave. Ecco. È grave soprattutto per molti versi, ma anche per il mondo della cultura, che mi sia permesso di dire che è molto poco considerato. Ecco, io ho degli amici. Noi che scriviamo dei libri ancora ce la caviamo perché le librerie sono aperte, ma ho degli amici, per esempio, che lavorano come attori o come registi e che non hanno uno stipendio, che si fa fatica a immaginare come possono. In un contesto del genere ci è sembrato bello il fatto che sia la Regione Emilia-Romagna che le biblioteche della provincia di Reggio Emilia, che come sempre, su questo io conto sempre, l'Arci Reggio Emilia, che gli autori che abbiamo invitato hanno comunque accettato, anche in un contesto di zona arancione, di fare questa rassegna, come riusciamo così. Autore in prestito è diventato per questi mesi, per questi incontri, autore in streaming, e io volevo semplicemente ringraziare tutti quelli che rendono possibile questi incontri, e in particolare stasera, oltre appunto alla Regione Emilia-Romagna, all'Arci Reggio Emilia, la Biblioteca di Scandiano e Marta Barone. E detto questo, passo la parola a Stefano Bertini. Grazie Paolo. In effetti Paolo ha sintetizzato bene tutto lo spirito, diciamo, della rassegna che si è trasformata da presenza in distanza e che ormai appunto come sesto appuntamento ci sta prendendo, per come si dice in questi casi, le misure. Era caratterizzata questa rassegna dalla presenza degli autori sul territorio ed era una parte, diciamo, peculiare. Il senso era distribuirla su tutto il territorio, la maggior parte delle biblioteche aderenti distribuite su tutto il territorio provinciale. Si vedevano arrivare appunto l'autore del caso che arrivava con consigli di lettura, ascolto e visione. Questa formula rimane a distanza. La cosa importante che abbiamo comunque capito in questi appuntamenti virtuali è che
passa in ogni caso l'autenticità e, diciamo così, la trasmissione di quelli che sono i contenuti che l'autore di turno ci regala. Ci regala proprio perché, come dice Paolo, questa è una autobiografia e quindi ci fa un dono, diciamo, pressoché di intimità propria o comunque di percorso prettamente personale. E sino ad oggi abbiamo appunto avuto 6 incontri: Paolo Di Paolo, Alessandro Beretta, Gianumberto Acinelli, Carola Susani e Laura Campiglio. E proseguiremo magari sul finale, vi ricordo i prossimi appuntamenti. Io credo che sia il caso di passare subito la parola all'amico e all'assessore alla cultura del comune di Scandiano, Matteo Caffetani, che credo sia proprio in collegamento. Ecco. Ciao Matteo, a te la parola per procedere. Grazie, grazie Stefano e grazie a Paolo Nori, buonasera a tutti. E come appena detto Stefano, siamo qui in una modalità un po' diversa, probabilmente chi più chi meno, molti di voi che state seguendo, di noi, abbiamo iniziato ad avere confidenza già da mesi con questa modalità di interazione, che non è mai come essere live, dal vivo, in presenza, però insomma per Scandiano è la prima volta questa sera che gli autori in prestito diventano autori in streaming. Noi come biblioteca siamo come polo culturale e luogo d'aggregazione, come teniamo molto che sia la biblioteca Salvemini di Scandiano, siamo molto legati anche alle presenze degli autori in questa rassegna, perché abbiamo visto che la risposta c'è. E parlo personalmente, in questo caso per me è molto interessante sempre capire questa sorta di dietro le quinte, no? Che cosa c'è dietro la personalità sostanzialmente di un autore, e quali sono le suggestioni che intende portare al pubblico, o anche solo relativamente, quali sono le suggestioni che hanno condotto lui o lei, in questo caso stasera sicuramente lei, a essere quella che è come scrittrice. Quindi siamo ben lieti di ospitare questa sera Marta Barone, che è una giovane scrittrice, autrice di 3 libri per ragazzi, prima di debuttare subito con un romanzo d'impatto, Città sommersa, che ha entrata nella dozzina finalista del premio Strega 2020, presentata da Enrico De Aglio. Forse perché il romanzo si svolge a Torino e De Aglio è un torinese doc, ma questa è semplicemente una mia supposizione, magari ce lo dirà lei. Quindi io darei subito la parola a Marta dopo una breve sigla, e se ci sono dei commenti da casa che avete la possibilità di lasciare, magari io raccoglierò eventuali domande o suggestioni e le utilizzeremo in un breve dialogo con Marta dopo il suo intervento. Quindi grazie di nuovo a Paolo Nori, a Stefano Bertini, e buonasera, grazie a tutti voi che interverrete, e quindi ascoltiamo volentieri Marta Barone. Buonasera a tutti. Ho dovuto mettere le cuffie perché a quanto pare il mio audio non è eccellente, spero che si senta. Raccontare la mia vita di lettrice è difficilissimo. Quando ho capito che era questo il tema, sono impazzita, nel senso che immediatamente ho pensato: oddio, non sarò mai in grado di fare questa cosa. Poi ci ho provato. La prima parola intera che ho letto, quando avevo 3 anni, è latte. Ed era stampata in maiuscolo su un furgoncino del latte in un albo degli Aristogatti. Un albo illustrato, chiaramente. Mia madre, che è molto malvagia, sostiene che si tratti di una narrazione inaffidabile, che io fossi già un narratore inaffidabile a 3 anni, e che semplicemente, visto che avevo visto il film
e avevo letto l'albo, sapevo che, dato che quel furgoncino conteneva del latte, quella parola non poteva che essere quella. Quindi, una tipica astuzia del narratore inaffidabile. Ma con il fascino del narratore inaffidabile ero andata da lei con il libro, le avevo mostrato la parola, avevo scandito latte, sorridendo vittoriosa. Non so se questa sia stata la mia prima parola, non so quali siano state le parole successive, so che è stato molto breve poi il passaggio a essere una lettrice. E il momento in cui poi le ho messe tutte insieme e hanno iniziato a comporre un significato unico è arrivato poco dopo. Un significato dotato di senso, ecco. E da quel momento non ho più smesso. Devo dire che io ho avuto un'infanzia da lettrice molto fortunata. Ho scelto di non parlarne in maniera approfondita qui perché occuperei tutto lo spazio, ma proprio negli anni in cui crescevo, dalla fine degli anni 80 a tutti gli anni 90, le editorie per bambini vivevano un'epoca d'oro. Tra le varie collane, gli Strici Salani, il Battello a Vapore, gli Junior Mondadori, era una cornucopia inesauribile di libri bellissimi, italiani, non italiani, soprattutto stranieri, perché c'era un fortissimo lavoro di traduzione. E questi romanzi erano uno più bello dell'altro, costruiti e scritti in maniera meravigliosa, e soprattutto erano animati da personaggi vivi, meravigliosi, con tutti i loro difetti. Sia che fossero storie di magia o storie di tutti i giorni, che poi in fin dei conti erano quelle che preferivo, c'era sempre questa forza del personaggio e della storia. E quindi potevo veramente vagare dentro uno spazio inesauribile. Quel mondo apparentemente era senza fine, pieno di sfaccettature, di alterità. E lì dentro mi muovo con un piacere e una libertà che poi mi sono rimasti attaccati. E mi hanno lasciato la prima impronta importante su ciò che deve essere la letteratura, innanzitutto, ossia quel piacere lì. Divido la mia vita da lettrice successiva all'infanzia in fasi. Prima di tutto c'è stata la fase della letteratura ebraica. I libri dei sopravvissuti alla Shoah prima, e poi man mano tutto il resto, dalle leggende degli ebrei, cioè dalle leggende antiche, agli ebrei mitteleuropei, a quelli americani, ai romanzieri israeliani, passando poi per tantissima saggistica sull'ebraismo in Europa. Devo dire che, a parte rare eccezioni, non ho letto quasi altro per diversi anni. Non so esattamente che cosa mi attraesse tanto di quel mondo, ma sono sicura che ci fossero tanti elementi. In primis mi affascinava quel mondo atavico, misterioso. Per esempio, nei libri di Chaim Potok, che ha parlato tantissimo di Cassidim americani, mi affascinavano i gesti di questi personaggi che pure erano così lontani da me, avevano questa durezza del credo violenta, ma per esempio in Potok mi ricordo
il gesto del mettere la zoletta di zucchero tra i denti prima di bere il tè, che è una cosa che non ho mai più riletto, ma è rimasta dentro di me. E mi incantava perché era qualcosa di fuori dal normale, fuori dalla mia vita comune in un certo senso. Ma tutto negli ebrei, anche quelli meno osservanti, mi sapeva di storia, di tradizione, di famiglie, radici lunghissime, che a me non appartenevano. Venivo da una famiglia di contadini, da una parte di madre e di notai, da parte di padre, che non avevano questo background così interessante. E anche se queste radici lunghissime, queste famiglie, sapevo benissimo, benché le invidiassi, che erano poi state spazzate dalla Shoah, c'era una magia in questo mondo che continuavo a trovare incantevole nel corso degli anni. C'era la magia che apparteneva ai libri di Schulz, di Bruno Schulz, che è stato ucciso da un ufficiale nazista perché qualcun altro aveva ucciso un suo protetto. C'era magia nei quadri di Chagall, che è sopravvissuto, è andato via, quindi è sopravvissuto. E quella magia era ciò che mi nutriva, in un certo senso. E allo stesso tempo non riuscivo a superare lo shock iniziale della Shoah. Cioè, la scoperta della Shoah era stata per me una cosa enorme, gigantesca, che mi ha portato per anni a leggere libri sull'argomento, libri di sopravvissuti, saggi. Continuavo a leggerne ossessivamente. E questo è stato il mio primo imprinting in un certo senso. Cioè la letteratura ebraica, ma anche la letteratura israeliana, quindi questo contrasto tra arabi e ebrei, come venivano chiamati dentro questi romanzi, e la letteratura ebraica mitteleuropea. Riconosco che in questa necessità c'era soprattutto la ricerca di questo dolore primario che non riusciva a mollarmi, non riuscivo a togliermelo. Poi c'è stata un'altra fase. Verso i 17 anni, la mia professoressa di francese del liceo mi ha dato da leggere Le Rouge et le Noir di Stendhal, in francese. A quel punto, bomba, cioè, mi sono innamorata perdutamente di Julien. Ero completamente lui, nonostante ci fossero critiche molto aspre verso questo libro che poi ho scoperto più tardi, è stata una cosa enorme perché mi ha aperto un altro mondo completamente. È stato un cataclisma e mi ha fatto passare alla fase francese, che è poi stata quella che ha coinciso con i miei anni di università. All'università amavo disperatamente la narratologia, la traduttologia, i saggi sui romanzi, la poesia, mi davano quasi lo stesso piacere dei romanzi e della poesia stessi. Così ricordo con altrettanto fervore tutto quello che abbiamo letto su Flaubert, su Proust, che Flaubert e Proust stessi. Che poi ho riletto con cognizione di causa più tardi, con quello che sapevo ora e che adesso mi dava degli strumenti in più, per esempio.
dal punto di vista appunto della critica, era come se fosse tutto annodato in una treccia iridescente, meravigliosa, che mi dava lo stesso sentimento. Quindi su Flaubert e Proust ho anche comprato poi il libro di Rob Grillet, quello del Nuovo Roman, che fa commenti su romanzi anticipatori in un certo senso, e tutta questa rete magnifica mi riempiva. Dal punto di vista della mia esistenza personale sono stati anni terribili di malattia e di morte, ma un paio di settimane fa sistemavo gli appunti di francese, sistemavo Apollinaire, Lagarce, Saint-Jean-Pierre e mille altri per metterli infine in una scatola dove avessero una collocazione nella letteratura e nella mia libreria, e ero tutta coperta di polvere, starnutivo, avevo la sinusite, stavo morendo. Ma allo stesso tempo rivedere quelle pagine, togliere la polvere, vedere le parole, era emozionante, esattamente come nel momento in cui le incontrate in classe, in aula, come se fossero tesori. E lo sono in un certo senso. Poi, più tardi, appunto, ho letto Flaubert e Proust, li ho in qualche modo amalgamati a quello che sono. Ma quelli sono stati anni veramente felici. Mi sono laureata per 2 volte su 2 romanzi di René Minowski, che univa in un certo senso la mia ossessione precedente, quella ebraica, a quella francese. Sono stata all'IMEC, all'Institut des Manuscrits Contemporains, che è un'abbazia abbandonata in Normandia, dove ci sono queste altissime scaffalature piene di libri del Novecento, e tira il vento della Normandia mentre tu analizzi un manoscritto di qualcuno che è morto nel 42. Ed è stato emozionantissimo, nonostante adesso abbia un po' ridimensionato la Nemirovsky. I suoi appunti, la sua rabbia erano enormi. Nel frattempo, però, era successo qualcos'altro, del tutto casualmente. Era irrotto, direi. E questo avrebbe dato forse la sterzata più importante alla mia vita di lettrice. C'era già stato un primo indizio. Quando avevo 14 o 15 anni, Repubblica ha pubblicato una biblioteca con vari libri che leggevo in estate in vacanza con mio padre. Ho letto Amos Oz, ovviamente, L'amante, letteratura israeliana. Ho letto Simone de Beauvoir, mi ha deluso. E poi a un certo punto c'era questo libro di questo Nabokov che conoscevo già, ma mi avevano detto delle cose. Il libro era Lolita. Mi sono trovata a leggerlo più per caso che per altro, più per curiosità che per altro, forse anche un po' di curiosità perversa. A 14-15 anni la si possiede. È stata come un'esplosione stellare a cui ero del tutto impreparata. Mi rendevo conto che avevo tra le mani qualcosa di completamente diverso da qualsiasi altra cosa avessi mai letto, qualcosa la cui bellezza, la cui complessità erano talmente immani
che forse non avrei mai più detto qualcosa del genere, ma ero molto giovane. Quindi questo fulmine globulare, chiamiamolo così, si era stagliato sull'orizzonte della mia vita, mi aveva sconvolta, ma poi non avevo proseguito in un certo senso. Mi aveva cambiato la vita, anche se era scomparso con l'estate, con i tempi della vita adolescente. E non sapevo che sarebbe rimasto in silenzio ad aspettarmi. I russi sono arrivati all'improvviso. Un giorno ero sui 21 anni, mi ritrovai a leggere due brevi biografie di Anna Akhmatova, di Maria Tsvetaeva, che non sapevo nemmeno come si pronunciasse all'epoca. Erano così potenti le sole biografie che andai subito a cercare nella biblioteca di mia madre, che aveva tutto. Ed ecco tutti i libri di poesia di Anna Akhmatova e soprattutto Poema senza eroe, con quell'inizio strabiliante del 1942, Sto sulla fortezza, eccetera, e le poesie acre di Tsvetaeva e Indizi terrestri in una vecchia edizione Uganda. Molto vecchia, poi credo sia stata recuperata e rimessa a posto in qualche modo da Volao, però quell'edizione era particolarmente affascinante. Erano gli appunti, il diario di Tsvetaeva dal 19 al 22, quindi nel momento della carestia più totale a Mosca, in cui lei si è da nobile si è abbassata a poveretta, cercatrice di cibo e di lavoro. E questo libro era pazzesco, aveva questa scrittura così nuova, così assurda, tutta trattini, omissioni, grida come la sua poesia. Ho pensato, ma si può scrivere in un altro modo dopo un libro del genere? Questo è stato il mio pensiero. Dopo ho continuato a cercare, inevitabilmente è arrivato Mandelstam, con le sue prose, le sue poesie, che hanno modificato tantissimo il mio modo di leggere. Ho letto un saggio su Pietroburgo scritto da Solomon Folcoff, in cui raccontava di tutti i matti di quest'epoca e soprattutto dell'epoca d'argento, quella dagli anni 10 agli anni 20, diciamo, prima della rivoluzione, in cui c'erano tutti questi pazzi che si incontravano da Majakovskij in poi, soprattutto al Cane Randagio, dove appariva Anna Akhmatova tutta scheletrica con il suo vestito nero scollato, insieme a Gumilev, che sarebbe stato fucilato nel 21 per poesia antisovietica. E con quel libro ho scoperto quanti di quei grandissimi poeti, quei grandissimi scrittori erano stati eliminati o uccisi dalla politica sovietica. Ho imparato molto giovane che quello che era l'ideologia che i miei genitori in qualche modo portavano avanti, ossia il comunismo, era un comunismo fasullo, quello che Grossman definisce a un certo punto una forma di nazionalsocialismo, cioè i confini. Il socialismo in un solo paese, l'eliminazione dei poeti. E questo mi ha fatto imparare tantissimo, mi ha fatto imparare tantissimo sapere della morte di Kraus, che era un anarchico, che era un libero ed è stato ucciso, se vogliamo dire, nel 1942 dalla
dalla fame in manicomio. Era stato portato in manicomio, era finito in manicomio, ma ne parlava già prima della fame. Però c'erano prima tutte queste storie di pazzi affascinanti, il cane randagio. Sono stata al cane randagio a San Pietroburgo nel 2011. È stata una grande delusione, come tutti i luoghi prussiani che sogniamo tantissimo e che sono diventati una Disneyland per turisti. Sono stata alla Fontanka, alla casa di Anna Akhmatova, dove c'era appeso il cappotto del suo secondo marito, che è morto in Gulag. E tutte queste uccisioni, tutte queste. E era, di nuovo era una specie di nuova esperienza Shoah, soprattutto perché nessuno ne parlava, nessuno ne era a conoscenza. E io cercavo di portarla nei posti perché io, da atea, da diciamo così comunista, ero terrorizzata da questa idea del comunismo che Grossman, Vassili Grossman, descrive molto bene, distrugge molto bene nei suoi libri, soprattutto in Tutto scorre, che è un libro fallito, ma allo stesso tempo una specie di confessione su se stesso. All'università scrivevo la tesi in quella che tra di noi chiamavamo il bunker di slavistica, che era una biblioteca sotterranea, letteralmente, dove c'erano una serie di testi di russo tradotti dall'italiano. Io non ho mai imparato il russo, questo voglio dire, nonostante i russi siano poi stati un'ossessione perenne. E invece di lavorare, come sempre, scivolavo tra gli scaffali, prendevo qualcosa e leggevo. E così ho scoperto Shklovsky, da Viaggio sentimentale, versione antica, all'energia dell'errore. Ciao caro Shklovsky, con la tua testa pelata. Ruzanov, con le sue foglie appassite. Pilniak, ucciso per niente, di cui Anna Akhmatova ricorderà poi in una poesia: piango per te come se tu fossi mio, e invidio chi di piangere è capace. In quest'epoca in cui chiunque sul fondo del burrone giace, ricordo questa traduzione con rima, probabilmente scorretta, ma mi aveva profondamente sconvolto. Anche perché Anna Akhmatova ha avuto anche il figlio deportato. Quindi Pignac, il suo anno 1919, e poi tutta una serie di russi pubblicati decenni prima, ma i più ristampati. Questa è la verità. E questo è stato un periodo felicissimo. Se può consolarvi, ho finito la tesi, mi sono laureata. Nello stesso anno in cui mio padre è morto, che è l'anno in cui mi sono laureata, è successo qualcos'altro. È riapparso lui, l'unico e vero, ossia Nabokov. È stato casuale, mio padre è morto in giugno. Io non avevo fatto vacanze quell'anno. Sapevo che non avrei voluto leggere molto. Oh, chissà perché. Era il 2011. Sul treno leggevo La meravigliosa utilità del filo a piombo di Paolo Nori, che mi ha poi insegnato a leggere Tolstoi.
Quell'estate mi ero comprata, non so per quale bizzarra ragione, un libro di Nabokov che era Fuoco Pallido. Sempre per chissà quale bizzarra ragione, il mio amico che mi ospitava a Genova aveva un coinquilino che in quel momento non c'era, che possedeva le allora introvabili lezioni di letteratura russa di Nabokov. Io ho letto tutto questo tutto insieme e mi ha aperto un mondo. Cioè io, Tolstoj, Gogol, Chekhov, Dostoevsky, anche se non mi piace, e tutta una serie di cose le ho riscoperte grazie a Nabokov e alle sue letture feroci, veramente feroci ogni tanto, anche troppo in un certo senso. Ma mi ricordo quell'estate, mi ricordo i tetti, eravamo sui tetti di Genova e le amiche turche erano andate via, ma ci avevano lasciato del cibo. Io leggevo i libri mentre uccidevamo le zanzare e in spiaggia e c'era Fuoco Pallido e c'erano i libri di Nabokov. Nabokov è tornato ed è stato ancora una volta una stella polare. E dopo mi ha guidato nelle letture, mi ha guidato nella comprensione delle letture, Tolstoj, eccetera. E quando poi sono stata completamente indipendente nella mia scoperta dei libri, sono arrivati gli italiani e io ho potuto capirli anche grazie al passaggio che c'era stato con Nabokov, perché Nabokov è difficile, cioè è difficilissimo liberarsi di Nabokov e dei suoi giudizi, come dice anche Zadie Smith, ma allo stesso tempo è qualcosa che ti permette di capire di più, ti permette di avere un giudizio più duro o meno duro. E dopo sono arrivati, per caso, quando ormai vivevo da sola, Manganelli che mi ha riscritto una lingua, mi ha ridato una lingua italiana completamente originale, completamente nuova, un modo di scrivere totalmente fuori da ogni mio canone, e poi Anna Maria Ortese, che io avvicino a Nabokov, anche se probabilmente si sarebbero detestati tra di loro, perché entrambi avevano lo stesso senso della vita, del colore, l'azzurro era il colore dominante, come poi anche in Goffredo Parise, il genio della luce, dell'amarezza, della libertà era in entrambi ed era anche di Nabokov. Questa questione della luce e del colore è stata importantissima per la mia costruzione personale. Più tardi è tornato il francese, è tornata la Yourcenar, che ho rincontrato per caso perché c'era un libro suo in cantina nella mia nuova casa e Yourcenar mi ha aiutato tantissimo a scrivere il mio libro, a scrivere Città sommersa, perché lei aveva fatto questa esperienza con tre libri in cui aveva cercato di costruire la vita dei suoi antenati, compresa sua madre che era morta di parto, e diceva la vita altrui, la vita passata è come una foglia rinsecchita a cui noi dobbiamo dare linfa, e lei lo faceva meravigliosamente, e improvvisamente mi sono trovata a amare con tutta me stessa Marguerite Yourcenar, perché avevo trovato un suo libro in cantina. E questa è la casualità e la bellezza dei libri. Poi potrei parlare infinitamente di Wilcock o di tantissimi altri scrittori che mi hanno dato molto, da Bachmann Ingeborg Bachmann ha avuto un'importanza fondamentale per me. Ah, tutta una serie di... Che bella foto.
a tutta una serie di altri scrittori come Marina Jarre, di cui sono orgogliosamente la curatrice dopo la sua morte e che è stata importantissima anche per la scrittura del mio libro, perché aveva scritto un memoir assolutamente particolare e altre cose. Danilo Kiss. Sono tantissimi gli scrittori del dopo, sono tantissimi gli scrittori della maturità. E eccolo qui, Danilo Kiss, spettinato come me, se non mi legassi i capelli. Nonostante il ritorno continuo ai più importanti, Nabokov, Fortese, Proust, questi scrittori nuovi che sono entrati nel mio mondo, poi ce ne sono stati altri ancora, hanno arricchito tantissimo sia la mia lingua, sia la mia vita, sia il mio pensiero. Mandelstam diceva, per un Razumihin, cioè per una persona senza eredità, un piccolo borghese, non c'è. Oddio, questa foto mi fa star male da morire. Non c'è altra biografia che quello che ha letto. E io l'avevo preso per buono, cioè totalmente. Poi ho capito che non era del tutto vero, ma allo stesso tempo lo era, perché nella mia vita noiosissima, di piccolissima borghese con antenati di poco conto, diciamo così, quello che ho letto è stata la mia biografia assoluta e in qualche modo ha disegnato la mia vita. Poi c'è l'esperienza nel senso in cui la intende Benjamin, ossia l'attraversamento di qualcosa. Non l'esperienza diretta, banalmente, ma quello che intendiamo per esperienza che attraversa, che chiaramente ha cambiato il mio modo di pensare, ha cambiato il mio modo di pensare persino rispetto a Mandelstam, che adoravo senza, cioè per me lui era Dio, quindi poteva dire qualsiasi cosa. E ho scoperto che gli scrittori non sono Dio. È stata una cosa importantissima per me e vorrei concludere con una piccola cosa che aveva scritto Flaubert, che era sempre più intelligente di tutti noi. Nulla si può concludere. E questo, secondo me, è la nostra storia personale. Grazie a tutti. Grazie, grazie Marta. Come dire, ci hai portato verso delle vette non indifferenti come citazioni, come riferimenti. Quando hai citato Vassili Grossman in particolare, a me è venuto in mente Vita e Destino, questo Vita e capolavoro. Destino è l'ultimo libro che ho prestato a mio padre quando era ancora in vita. Ecco, quindi allora ha anche un valore ancora più importante per te. Però ecco, noi e così raccolgo la suggestione di una domanda che è giunta da parte di Elisa Mezzetti, una domanda che credo sia, come dire, propria di chiunque abbia, a che fare con i giovani, sia per ragioni, strettamente educative o anche solo perché ha, dei ragazzi, a cui tiene. Ecco, quindi la domanda è: e tu che evidentemente sei stata forgiata, come ci hai fatto capire, da incontri con la letteratura, anche senza pretendere di arrivare a questi livelli, ma che consigli daresti per avvicinare i giovani alla lettura, questi giovani che spesso sono, come dire, persi nella vita social più che nella vita sociale? E in quei canali sappiamo bene che spesso la comunicazione è ridotta a frammenti, a storpiature anche della lingua, quindi ben lontano dalla letteratura con la L maiuscola. Allora, io penso innanzitutto
fatto che la prima cosa che dobbiamo ritirare da noi stessi è il disprezzo e il giudizio in generale. Anch'io forse se avessi 12 anni giocherei con TikTok e farei i balletti. Non credo perché ero troppo timida e poi leggevo libri sugli ebrei, quindi ok. Secondo me l'avvicinamento alla lettura deve essere una cosa che parte da molto prima e deve essere una cosa che parte dalla libertà di scelta, da un libro bello che magari è stato consigliato all'adulto perché l'adulto non conosce i libri per ragazzi, questo lo so per esperienza. Ogni volta che su Twitter, per esempio, si chiedono consigli su libri per dodicenni, arrivano consigli che sono gli stessi di quando io avevo 14 anni, se questo è un uomo, cioè sono libri che non hanno alcun senso per ragazzi. Bisognerebbe seguire un canone di libri adatti all'età e quindi seguire anche delle persone che li propongono e che li descrivono. Gli insegnanti in questo senso sono molto ignoranti e lo dico con cognizione di causa. Mia madre è un'insegnante in pensione, ma non lo è stata. Molto spesso il canone è quello, cioè c'è Calvino, c'è Levi, c'è. Il problema è intercettare cosa può piacere al ragazzo prima dei 12 anni, perché i 12 anni sono l'età standard in cui uno smette di leggere oppure no. Andare oltre i fantasy, andare oltre le saghe, andare oltre a tutta una serie di cose e cercare dei libri nuovi, cercare dei libri interessanti che non siano soltanto gli dei dell'Olimpo o fesserie del genere. E oddio, c'è una domanda da Paolo Nori, adesso svengo. Pignac, 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 l'anno. Oddio, come si intitolava l'anno 2019? L'anno 1919. Oddio, mi ha messo in crisi. Paranoia. Ok. Hai detto una domanda. La domanda è, il pubblico non la vede, Paolo Nori ha chiesto se ci sono dei libri russi, ma non necessariamente russi, che Marta consiglierebbe di ristampare. Ah beh, di italiani, di Marina Jarre, ma di questo mi occuperò sicuramente con grande entusiasmo. E di russi, Pignac, Boris Pignac, perché non mi ricordo neanche il titolo, però sicuramente sarebbe importante. Ma leggete la domanda, a cosa si riferisce? Sì, quello che ho appena fatto, insomma, di. Pignac e poi Energia dell'errore. L'energia dell'errore non credo che sia stata più ristampata. Tutta una serie di libri di Shklovsky. Un libro di Shklovsky stupendo su Tolstoi, meraviglioso, L'anno nudo, grazie, terribile, veramente terribile, ma anche questo spero di riuscire ad allontanarmi. La più bella biografia su Tolstoi che abbia mai letto, che so che si pronuncia Tolstoi, qual onore. L'ho trovata in una libreria dell'usato a Milano ed è assolutamente stupenda, cioè è un libro meraviglioso ed è un libro meraviglioso sulla storia. Quindi tutte le fesserie su chi la moglie o lui fosse più cattivo qua vengono cancellate perché è l'importanza del libro che conta, l'importanza di quello che fa Tolstoi. Anche con commenti critici, perché Shklovsky era comunque abbastanza critico. L'anno nudo, Pignac. Domanda mia: quando i tuoi occhi non leggono, cosa amano vedere? Cinema, opera d'arte, le orecchie a cosa si predispongono?
Stefano Bertini è malvagio. Io ho scelto di non parlare di queste cose proprio per evitare di parlare per 45 minuti, oltre. Allora, io ho tantissimi film adorati che sono soprattutto francesi, da Truffaut a Godard, nonostante Godard come persona fosse da picchiare in testa ininterrottamente. Amo i film di Ozu. Risposta netta: un film o una musica? Oddio, un film. Film preferito. Oh santo cielo. Racconto d'estate di Romero. Una musica. Oddio. Yarab Strap. Che tanto si stanno per ricongiungere, quindi non dovrei uccidere nessuno. Okay. Ho soddisfatto Bertini? Bene, grazie. Comunque mi piacciono molte altre cose, ma se mi dovete proprio chiedere delle cose mono, diciamo così. Volevo chiederti io, Marta, un ritorno così a, visto che la tua prima esperienza con i libri è stata con i libri per ragazzi. Ecco, è difficile scrivere dei libri per ragazzi, visto mi ricollego così al fatto che abbiamo citato prima i giovani, la difficoltà di avvicinare la lettura. E, a volte io mi chiedo, forse scrivere un libro per ragazzi... si pensa che si costruiscono dei mondi oppure si parla di questioni relativamente più, come dire, terra terra per il destinatario, ma forse non è così. E quindi mi sono fatto l'idea che forse non è così semplice scrivere un libro per ragazzi. Beh, Dino Buzzati diceva che scrivere libri per ragazzi è la cosa più difficile nell'ambito della scrittura. Scrivere libri per ragazzi significa... E questo lo dimenticano in molti, diciamo. Su cosa sono i tuoi libri per ragazzi? I titoli? Il mio primo è sull'infanzia di Maria di Nazareth, proprio perché ero interessata alla faccenda ebraica. Il secondo, I giardini degli altri, che è appena stato ripubblicato. Il terzo è un libro per Mondadori su 7 pittori e 7 colori abbinati. Ecco. Quindi comunque I giardini degli altri è appena riuscito per ragazzini di 9 anni. Scrivere per ragazzini significa rispettare la loro lingua, rispettare la loro comprensione, rispettare il loro desiderio di mistero e di non spiegazione di tutto. Avere una lingua importante, avere una lingua difficile nonostante il pubblico, perché i ragazzini andranno a cercarla con i genitori, e soprattutto fornire una storia che sia interessante, personaggi che siano vivi, credibili. Esattamente la stessa difficoltà di un romanzo per adulti in certi sensi, ma ha la difficoltà in più della leggerissima facilitazione del linguaggio. Quindi un linguaggio più semplice, ma una profondità identica. Questa è la sfida più grande che uno scrittore per ragazzi deve affrontare. E molto spesso, quando scrittori molto famosi per adulti vengono chiamati a scrivere libri per ragazzi, è proprio il fatto che li trattano da bambini di 4 anni quando magari ne hanno 10, perché non sono in grado di adeguarsi al linguaggio, perché non conoscono i libri per ragazzi. Invece io sì, perché li ho letti fino a una certa età, e quindi li conosco molto bene.
ci sono poche persone che lo sanno fare, lo fa Nadia Terranova, per esempio, come autrice per ragazzi, e lo fa molto bene. Che libri consiglieresti ai giovani di 12-15 anni? È una fase piuttosto grande. Io nel mio sito avevo messo una lista di libri leggibili dagli 8 ai 13 anni, martabarone.com, se la cercate sicuramente la troverete. Molti libri purtroppo sono fuori catalogo, proprio per la ragione di cui dicevo prima. Degli youtuber che scrivono libri non penso assolutamente nulla. Cioè, penso il vuoto assoluto. Qui c'era un'altra domanda secca di Bertini, Chagall o Rocico? Rocico. Domanda oculare. Rocico. Hai nella private chat. Rocico. Esatto. Rocico, ma vabbè, ma Chagall fa parte dell'infanzia. Chagall è il tuo pittore preferito quando sei piccolo. Un po' di poesia, insomma. Va bene, allora io direi che se non ci sono altre domande, io ringrazio infinitamente Marta e così è stato bello abbeverarci come dire, queste suggestioni che veramente non siamo soliti, almeno parlo per me, ascoltare tutti i giorni. E ridò volentieri la parola a Stefano Bertini. Grazie Matteo, grazie Marta, grazie anche di aver giocato con me a queste domande un po', diciamo Malefiche. così, faziose che ti facevo, ma mi è piaciuta molto la tua esposizione, la tua narrazione e ancora una volta grazie perché ci fate dono di pezzi della vostra vita, mai come questa sera. I tuoi passaggi, diciamo, di vita esistenziali hanno intrecciato le parole, i titoli, gli autori che in un qualche modo sono diventati, diciamo, la tua playlist, permettimi questo termine, molto contemporaneo, di consigli di lettura, ai quali Qualcuno appunto si poi chiede dopo. se dovessi consigliare un libro a un anziano che vuole avvicinarsi alla lettura. Questa sì che è una domanda difficile. Pensiamoci tutti. Però secondo me Anna Karenina sarebbe fantastico, soprattutto se commentata prima da Nabokov. Infatti spero che Adelphi pubblichi presto le lezioni di letteratura russa. Così qualcuno saprà perché è così importante sapere perché i vagoni russi dell'Ottocento, cioè conoscere come sono fatti i vagoni della letteratura russa dell'Ottocento, sia così importante. Un libro per ragazzi. Un libro per ragazzi, io consiglio Vacanze all'isola dei Gabbiani di Astrid Lindgren, consiglio Sharon Creech, una grandissima scrittrice per ragazzi, consiglio Due Lune, non so se sono poi più in commercio, questo è il problema, Il Sentiero Segreto, Un anno in collegio, eccetera. Ci sarebbero tantissimi libri per ragazzi che potrei consigliare, ma non so se sono più in giro. Però Sharon Creech tenetela d'occhio, perché è una grandissima scrittrice e ha vinto premi inenarrabili, premi che in Italia non esisterebbero mai dal punto di vista economico. E poi tenete d'occhio l'età. Un libro per ragazzi lo consiglierei a un anziano che si avvicina alla lettura, mi sembra una cosa interessante, però adesso non entrerei troppo nei dettagli, Va perché bene. sono un po' preoccupata con gli anziani che si avvicinano alla lettura.
Bene, ci accingiamo a concludere questo bel appuntamento. Se mi permettete, io prima di salutarvi, vi ricordo intanto i prossimi appuntamenti che sono imminenti perché ci saremo ancora per voi in streaming in diretta domenica 6 dicembre al pomeriggio alle 17:45 in collaborazione con la biblioteca di Casalgrande avremo Andrea Pennacchi. Poi il giorno successivo, il giorno dopo, il lunedì 7 dicembre, avremo invece Marco Balzano in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Rolo. Mercoledì 9 dicembre, Silvia Bencivelli in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Albinea. E giovedì 10 dicembre, Pietro Biancardi in collegamento virtuale con il multiplo Centro Cultura di Cavriago. Intanto questi, poi ne mancano altri quattro, ma ve li ricorderò poi nei prossimi appuntamenti, appunto, in modo da non perdere gli appunti su questa carrellata finale. E mi preme anche ricordarvi che sul sito autorinprestito.it troverete tutte le puntate che sono andate in streaming sino ad oggi, compresa quella di questa sera. E quindi se volete poi appuntarvi i titoli che sono emersi, gli autori e quant'altro, avrete modo di... Sharon Creech, Sharon Creech, Sharon Creech. Esatto, avrete modo appunto di rivedere la puntata e così come avrete modo di rivedere anche tutte le sintesi degli altri autori nostri ospiti in 10 anni, 186, citava Paolo Nori all'inizio. Li avete sia in formato, diciamo, di sintesi video che di playlist, ripeto ancora, di consigli che sono stati citati nei loro incontri. E Io sempre per ringrazio. ragazzi, Sì. ultimo momento, se andiamo sul fantasy, se andiamo sul fantastico, altro che Harry Potter, Diana Wynne Jones, la saga di Crestomanzi. Bellissimo. Molto bene. Mi raccomando, appuntiamocela, eh. Sì. Soprattutto la biblioteca, magari ne è anche già fornita, però la mettiamo in evidenza. Io ringrazio tantissimo Matteo, ringrazio tantissimo coloro che hanno Grazie a voi. lavorato a questo incontro in diretta, i miei colleghi che non vado a ricitare, e ringrazio anche l'amministrazione comunale di Scandiano e tutta la biblioteca, ma in particolare ringrazio Marta. Per Grazie, grazie questa serata e spero presto con tutti voi. Grazie. a voi. Grazie, buonasera a tutti. Grazie.